Ciao a tutti, benvenuti su The Breakfast Bug. Io sono Ol e lì abbiamo Edeldae, in arte Eddie. Ciao a tutti. Qua. Siamo qui riuniti per il nuovo Focus On dedicato al gioco del mese di agosto, votato dal nostro gruppo come gioco più richiesto in questo Focus On. Non è il più giocato, probabilmente, però è quello più voluto. E il gioco è Hellblade Senua's Sacrifice, che è un gioco indie action adventure della Ninja Theory, pubblicato su Windows e PlayStation. Direi che è uscito su quelle due PC e piattaforme. Windows e PlayStation. PC Sì. Windows Insomma, e PlayStation 4. tutto Windows, tutta la filiera Windows e PlayStation 4. È basato sulla mitologia celtica e norrena, giusto? Più o Giusto. meno. È molto cupo da quello che ho Più visto. Quindi... norrena, celtica e più sullo sfondo. Più norrena. Ok, è un indie, quindi fatto dai Ninja Theory senza il contributo di un produttore grosso, quindi se la sono fatta come volevano e quindi hanno preso anche delle scelte particolari che adesso vedremo con il nostro caro Eddie. In realtà viene definito AAA indie perché lo standard qualitativo del gioco si rifà molto di più a un AAA che a un indie, almeno per come siamo stati abituati fino adesso a pensare agli indie. Quindi andiamo avanti, andiamo alle domande. Tu dove l'hai giocato? Partiamo da te. L'ho giocato su PlayStation 4. Ok, l'hai comprato il Day One, se non L'ho sbaglio. comprato in realtà sì, alcuni mesi prima del Day One l'avevo Sì. prenotato perché lo davano la prenotazione legge, con uno sconto del 10%, titolo che mi ha sempre incuriosito fin dal suo annuncio, e allora l'ho preso subito. E ovviamente quando esce, quando io ero a metà delle mie ferie che non ero a casa, quindi l'ho preso al Day One, ma l'ho giocato un paio di settimane dopo che è uscito. Ok, ma quindi costava col 10% in meno una trentina di euro? Pochino meno, mi pare, adesso Sì. non mi ricordo di preciso, mi pare adesso che costi, quanto costa? Sì, qualcosina del Sì, quella genere. cifra lì. Io sto aspettando i saldi, per esempio. Comunque, diciamo che vi dico già subito che il prezzo, i soldi spesi, erano Li tutti valeva. ben spesi, erano soldi ben spesi, li valeva tutti, Perfetto, almeno per me. questo è importante. Ok, allora, Ninja Theory ha avuto tantissima libertà espressiva in questo gioco. Mi vuoi raccontare velocemente, evitando spoiler troppo grossi, la trama? Allora, la storia è di Senua, è una ragazza, l'unica sopravvissuta di un villaggio dei Pitti. I Pitti erano una popolazione del nord della Scozia, che è stato sterminato da dei vichinghi, degli uomini del nord. E si tratta, io solo dico letterale quella che è l'introduzione, perché poi si dovrebbe andare un po' oltre, ma diciamo, stiamo sul letterale per adesso, del viaggio di Senua per salvare l'anima dell'amato, che essendo stato sacrificato a una divinità norrena, era maledetto e bisognava. Quindi faceva questo viaggio nell'inferno, nel Hela norreno, per salvare l'anima dell'amato. Quindi questa è l'introduzione che porta avanti il gioco. Quindi il gioco, come accennavo prima, parte dalla storia scozzese dei Pitti. Però la storia scozzese dei Pitti, a parte un paio di punti, non viene mai trattata ed è tutta la narrazione sulla mitologia norrena che viene narrata tramite, chiamiamolo un PNG, perché non è esattamente un PNG nella storia, e dai collezionabili che sono delle pietre che ogni volta narrano qualcosa della mitologia nordica, dalla storia di Odino alla storia di Thor, alla storia di vari eroi nordici. Ed è tutto molto interessante, narrato molto bene. Ed è anche l'unica cosa difficile da fare, perché i collezionabili ne avrò trovati una ventina di questi punti, e ho scoperto dopo che ero curioso di sapere quanti ne avevo mancati, ce ne sono 45, quindi vuol dire che non è proprio tanto facile da trovare, non sono. Ok, poi questa trama si addentra in un altro C'è il discorso, elemento. vabbè, adesso senza svelare nessun segreto misterioso. Senua ha dei problemi psichici ed è la base di cui nasce il gioco. Quindi tutto
tutto il viaggio di Senua è cosparso da questa, dalla sua malattia. La sua malattia è la, una delle tre protagoniste del gioco, anzi diciamo due perché comunque... e ci accompagna a tutto quanto. Quindi quello che è letterale, non dico altro perché se dovrei spoilerare. Okay. Comunque diciamo che c'è una chiave di interpretazione che va oltre il letterale. Sono tre protagonisti, 2/3 protagonisti. Voglio, non so se era prevista le domande. L'altro protagonista, che è quello che rende la malattia mentale di Samuel in maniera perfetta, è l'audio. Non credo ci sia un gioco, almeno da me giocato, dove l'audio sia così determinante ai fini del gioco stesso. L'ha giocato con le cuffie, Va quindi. giocato con le cuffie, viene anche consigliato da loro, proprio compare, giocatelo con le cuffie è consigliato. Se non ho capito male, sfrutta anche il suono binaurale. Sì, c'è un 3D particolare, binaurale, Sì, binaurale. sinceramente io non questo non me ne intendo. So che con le cuffie viene reso, perché comunque Sì. gli viene resa la spazialità. Se fosse stato, allora, per uno che conosce perfettamente l'inglese è meraviglioso. Io che ogni tanto, soprattutto nei combattimenti, che devo dare l'occhio ai sottotitoli, allora si rischiava di perdere qualcosa. Ci sta. Vabbè, hai parlato dei combattimenti, quindi mi attacco al gameplay. Ora, il gameplay questo è un action di fatto perché ci sono dei combattimenti, il personaggio si scontra con dei nemici, però il gameplay è molto collegato alla malattia mentale, anche il gameplay, o meglio, la malattia mentale entra all'interno del gameplay. Come hai trovato il bilanciamento tra la parte narrativa e il combattimento? Perché ho letto, e ti dico perché ti faccio questa domanda, ho letto alcuni commenti che criticavano l'aspetto tecnico dei combattimenti. Allora, sinceramente io, mi conosci, io quando gioco un gioco, a me piace la storia, quindi sinceramente io avrei eliminato molti combattimenti, avrei lasciato solo i combattimenti con i boss più un altro paio. Non che ce ne siano tanti in assoluto, per il resto sinceramente io non è che l'abbia trovato così diverso, ma strategicamente diverso, ad esempio da un The Witcher 3. C'è il colpo veloce, il colpo potente, schivata, parata, gli avversari che si muovono in maniera prevedibile, che hanno tutta la loro sequenza di colpi, ma anche tu mi insegni, in Bloodborne funziona così, quando Sì. combatti un boss c'è l'opzione A, B, C, D, E, tu devi introdurti in quel punto lì e fare la tua azione. Quindi sinceramente io non l'ho trovato particolarmente scandaloso rispetto ad altri giochi, appunto tipo diciamo un Witcher 3 piuttosto che un Bloodborne. È un action, ovviamente la parte action non è la parte principale, perché ripeto, si tratta della storia di Senua. Senza se e senza ma, non ci sono fronzoli, non aspettatevi missioni secondarie, non aspettatevi chissà quali esplorazioni, non aspettatevi PNG da cui commerciare, parlare, chiacchierare. È la storia di Senua, lei va, ha uno scopo, va dritta alla sua meta, senza se e senza ma. Parlavo prima di un possibile PNG, in realtà c'è chiamiamolo uno spettro, stiamo sempre letterali, uno spettro che l'accompagna, che è uno storyteller. Però queste scene, e poi ci sono anche gli antagonisti, però sono tutte scene scrittate, nel senso, quando è il momento del dialogo, parte il dialogo, quello è il dialogo, si va avanti, si vede dritto. Te lo leggi, insomma, te lo ascolti. No, te l'ascolti. Allora, i combattimenti tendono a spezzare la narrazione, mentre la parte degli enigmi ambientali, per quanto molto semplice, perché poi nel 90% del caso si tratta di ricostruire delle rune guardando l'ambiente, io l'ho trovato più Okay. carina e più stimolante. Altro elemento di gameplay, cioè che rientra nel gameplay come la malattia mentale di Senua, è la gestione della morte. E qua ne possiamo parlare perché ne hanno parlato tutte le testate giornalistiche e praticamente lo dico io, così faccio io lo spoilerone più o meno, c'è il concetto di permadeath nel gioco. Poi sembra che non sia poi così vero, ma quello non saprei dirtelo. Vabbè, da quello che ho letto, perché io non l'ho giocato, se muori un numero che non definiamo di volte, non troppo alto ma neanche troppo basso, da quello che ho capito, il save game stesso viene cancellato dal gioco. Sì, era una Quindi notizia che era, però mi sembra che sia stata smentita, però non lo può so. darsi. E comunque il concetto di permadeath entra nel gameplay perché il fatto di sapere che dopo un certo numero di morti
bisogna ricominciare la partita, ti causa tutta una serie di effetti collaterali. Perché no? Ci sono almeno due, se non tre, morti obbligatorie. Quindi... Comunque, la prima è per insegnarti, sì, per dirti che puoi morire. L'altra non ve lo dico. Io credo di essere morto, diciamo, forse 7-8 volte. Mm-hmm. Quindi una volta in maniera estremamente stupida, che non ho ancora capito adesso come ho fatto. Stavo andando, a un certo punto sei morto. Ah, cioè, sono uscito. No, sono morto. Non ho ancora capito adesso. Era una delle stanze, una delle quest che adesso parla sempre. Ho capito. Però dico, il gioco ti mette, vabbè, la possibilità di scegliere il livello di difficoltà. Di base è settato su un livello di difficoltà dinamico che si adatta al tuo combattimento. Quindi, se sei una capra come me nei combattimenti, tendono a diminuire le difficoltà. Ok. Quindi, non è poi così semplice anche morire, soprattutto quando ci hai preso la mano, che sai che quel determinato avversario agisce in quel modo. Ti regoli. È vero che te ne mettono 5 alla fine, però alla fine... Comunque, riesci a gestirla. È innegabile, diciamo, che il concetto ti crei un po' di ansia o comunque qualche pensiero. Il gioco ti mette ansia proprio. Quindi per sì. Come è strutturato. Quindi aiuta. Fa parte del gioco, nel senso, se non mettesse ansia ci sarebbe qualcosa di sbagliato. Ecco. Ok. Quindi, cosa ti è sembrato del gameplay? Considerando tutto, ti è piaciuto, innovativo, non lo so, no, è innovativo sicuramente no, è essenziale ma funzionale al gioco. Ok. Nel senso, diciamo, non è un, allora tu l'hai definito subito un action RPG in terza persona, io dico che non è un action RPG in terza persona, è una un'avventura con elementi di action, ma non, se lo prendi per l'action, la parte action, io penso che andrei su altri titoli decisamente più adatti allo scopo. Action. Sopracitati Bloodborne piuttosto che The Witcher 3, secondo me, danno molte più soddisfazioni da quel punto di vista. Ci posso credere. Quanto dura la partita, più o meno? Una decina d'ore. Una decina d'ore, quindi non è neanche drammatico ricominciarlo. Diciamo, io dico, non so quanto tempo ci ho messo, diciamo che se vai dritto come un fuso, te la puoi cavare in 6-7 ore. Se cominci a esplorare, che cominci a ascoltarti tutti i dialoghi, ovviamente il tempo aumenta. Come dicevo, io ho trovato circa metà dei collezionabili, diciamo che mi sono attestato tra le 8-9 ore. Adesso vorrei sapere quale impatto ha avuto su di te poi il gioco, cioè il gioco finito, che cosa ti ha lasciato dentro? Qualcosa? Allora, confesso che la prima impatto ha detto, fa, che cazzo è successo? Perché il finale... è un po' criptico, devo essere, almeno per me è stato criptico. Allora, mi sono stato lì, ho riflettuto, ho pensato, e ho detto, sì, è fatto bene. Stiamo parlando di un videogioco, però ho apprezzato molto come hanno trattato un tema molto delicato, su quello sicuramente, perché l'hanno trattato bene, in un contesto storico difficile, perché un conto è trattare una malattia mentale in tempi moderni, che si sa una malattia mentale. Un conto è trattarle in epoca medievale, più o meno il periodo medievale, sì, dove, parlando della nostra patria, di solito venivano messe a rogo come streghe. Quindi diciamo che è già più complesso trattare l'argomentazione. E anche se, ma non è che se la... quando viene passato al passato, non è che venisse trattata come ah, la divinità, che figo, questa sente le voci. Non funziona. Capisco. Ma d'altro canto, quando fai un gioco di toni drammatici, la storia del personaggio deve essere drammatica, altrimenti non ho mai visto una storia drammatica. C'era lei, bellissima, ricchissima, famosissima, gli andava tutto bene. Che cazzo è drammatico? Cioè, di solito si muore. Di solito più sono sfigati i protagonisti, più la storia rende meglio. Sì. Bene, dai. Non fa eccezione. Allora direi che vado sulle domande in scivolata finale, solite di questo tipo di formato. Cosa ti è piaciuto del gioco? Qual è la cosa che ti è piaciuta di più e quella che ti è piaciuta di meno? Allora, quella che mi è piaciuta di meno in realtà l'ho già detta. Secondo me ci sono ogni tanto dei combattimenti che potrebbero essere evitabili perché spezzano la narrazione. Quindi quello non tanto verso la fine quanto all'inizio. C'è tutta una parte iniziale. Dico un attimo quella, la prima parte, per aprire un cancello devi affrontare due boss.
Se in quella parte lì, a parte il primo combattimento che serve per capire le meccaniche, lasciavi solo i due boss, secondo me era perfetto. Invece che fare i combattimenti in mezzo per raggiungerli. Perché, quindi, secondo me, per fare questa cosa qua, per dire questa cosa mi piace di me. Quello che mi è piaciuto di me più è Senua. Il personaggio di Senua è reso benissimo, nella sua follia, nella sua pazzia. L'attrice, che ovviamente adesso non mi ricordo il nome, ma io prontamente me la sono sentita qua, Melinda Jurgens, è bravissima. L'hai aperta lì su YouPorn. Sì, sicuramente. È bravissima a rendere il personaggio. Quindi ci avrà messo, adesso io non so come sia la recitazione dal motion capture alla trasformazione, ma sicuramente ci ha messo le sue, è stata molto brava. E il personaggio è veramente reso benissimo dal punto di vista recitativo, interpretativo. Non puoi non voler bene a Senua mentre lo giochi. Anche la storia, devo essere sincera, è bella, ben narrata. Cioè, e in un'ambientazione tutto sommato interessante, perché se ti piace la mitologia norrena non può non piacerti. Quindi l'unica cosa, ecco, che mi sento di dire a tutti quanti: preparatevi l'idea, non dico di andare a vedere un film, ma di vivere una storia, nel senso, voi dovete partire dall'idea che non state facendo un action, dovete fare una storia. Scusate, lo ripeto ancora, altrimenti beccate una di quelle delusioni clamorose. Sì, action c'è altro. C'è altro e c'è action. Questo è più adventure. Sì, proprio... Cioè, se si parla del concetto di gioco story-driven, questa è la sua definizione. Ok, ho capito. Bene, quindi me lo consigli? A te sì. Bene. Il discorso è, ti spiego la battuta, è per molti ma non per tutti. Per i motivi che ho anche citato. Se io conosco una persona, come può essere te, come può essere Smois, posso dire, giocatelo che a voi piace. Se ci sono persone che il top della gamma è Doom, che è un gran bel gioco, non lo metto in dubbio, però se l'idea di gioco che hanno in quel momento è quella, Wolfenstein, tutto quanto, che quanto sono grosso, quanto sono figo, quanto è grossa la mia pistola, forse magari è meglio guardare un'altra parte. Scusate l'attacco di idiozia, ma era per rendere l'idea. Senza offese, perché ognuno deve giocare quello che vuole. Il mondo dei videogiochi è bello perché tutti i generi hanno i loro estimatori, ed è giusto che sia così. La meraviglia del mondo dei videogiochi. Però è giusto che ognuno sia preparato, che se non è il suo tipo di gioco, magari è meglio andare. Esatto. Doom e Wolfenstein non ci rigiocherei mai, perché non sono... Perfetto, dai, allora direi che abbiamo raccolto tutto. Io ti ringrazio per aver partecipato a questa super registrazione e saluto gli altri. Va bene. A presto. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.